Passeggiamo ancora tra gli orti e sapete che ho incontrato il grandissimo Claudio, che è un ortiere espertissimo. Io lo sto seguendo per arrivare al suo appezzamento, innanzitutto per vedere fino adesso che cosa ha piantato. Lo vedo con una cariola e con una vanga, per cui credo che abbia cattive intenzioni. Vuole lavorare oggi. È distantissimo il tuo orto? Ci siamo, bene. Eccolo qua. Eccolo qua è una parola grande, eh? Ecco, eccoci qua. Ciao Claudio, ti sto presentando ai miei amici di YouTube che hanno voglia di saperne sempre qualche cosa di più su quelle che sono le metodiche, no? E tutti i consigli utili, magari quelli che si sanno di meno, per fare l'orto in questo periodo. Noi siamo in primavera adesso. Questo è l'orto nel giardino degli asinelli di Claudio, dove vedo che hai ancora delle cose, no? Roba di novembre che ancora deve crescere. Deve crescere, c'è cioè ancora attiva, C'è no? radicchio, c'è l'insalata iceberg. Allora, vediamo un po' che cosa c'è ancora di buono. Eh sì, eh? C'è dello splendido radicchio. Questi cosa sono? Ancora ci abbiamo i Questo per i broccoli. tardivi. Che meraviglia! Ah, ecco i tardivi, per cui quando si Ah, le piantano questi? cipolle. A Io l'ho portata a novembre. novembre, vedete? Normalmente i broccoli si piantano verso Settembre. agosto, diciamo, no? Quelli Sì. meno tardivi. Questi qui piantati a settembre abbiamo ancora il broccolo in fiore. E questi ovviamente non li togliamo, Claudio. No, infatti gli sto girando intorno per preparare per seminare altra roba. Allora, C'ho le Claudio, cipolle, c'ho la cicoria, c'ho le puntarelle, c'ho la bieta. fidatevi proprio della mia parola, è uno dei migliori coltivatori che io abbia mai conosciuto. Vi faccio uno stralcio su quello che è un pezzettino di terra che adesso andrà sicuramente piantata. C'è tanto di quel lavoro, girare la terra a vanga, perché lui non lo fa con la macchinetta, La vanga. sapete? Lo fa proprio con la vanga, riempie di stabbio, Sì, corretto? tutto sabbia, certo. E quello che gli esce facendo questo certosino lavoro sono dei risultati talmente splendidi, talmente fioriti, dei prodotti che ha. Guardate, guarda, vi dico solo una cosa, guardate queste puntarelle quanto possono essere belle. Ecco, questo qui è perché la terra lui l'ha concimata con fatica di vanga e tanto e solo Sudore. stabbio e sudore. Va bene. Viene pietra. Allora noi chiediamo a Claudio se dopo che avrà finito di pulire il suo terreno ci darà qualche informazione su come piantare meglio che cosa e come. Ok, va Grazie bene. Claudio, buon Niente. lavoro! Grazie a te. D'Artoggi tuoi e dintorni è tutto.